la puntata di Tu sì che vales, trasmessa sabato 23 novembre, ha avuto un momento horror. La protagonista anche stavolta è stata Sabrina Ferilli. La sua sedia infatti ha cominciato a oscillare senza che lei la toccasse. Poi ha cominciato a sentire delle voci che chiamavano il suo nome. Il pensiero è andato subito alle sorelle pallide dai lunghi capelli neri, ospiti di una precedente puntata. Il volto spettrale di una delle ragazze infatti è comparso sul tablet sul quale controlla il voto del pubblico. Non appena la sedia ha ripreso ad oscillare, Sabrina Ferilli ha esclamato impaurita: "Abbiamo già dato la settimana scorsa con quella puntini puntini di casetta. Non mettermi in mezzo con le cose paurose." Belen Rodriguez ha preferito lasciare lo studio. "Non mi piace, io me ne vado. Tra poco spengono le luci." Ed è scappata a gambe levate, spaventata. Belen Rodriguez non si sbagliava. Dopo una manciata di minuti, infatti, le luci si sono spente. In effetti, le tre sorelle sono comparse. Tra le mani una tavola per fare una seduta spiritica. Una di loro poi si è avvicinata alla Ferilli e l'ha presa per mano, mentre una bambola compariva sulla sedia della giurata. Ecco che ricominciano ad arrivare stecca puntini puntini di bambole. "Mi scuso, mi devo mettere a servizio di questo gioco di merda che non mi è mai piaciuto. Questa mi spinge anche." Una volta al centro dello studio, Sabrina si è vista intrappolare la mano in una scatola, mentre dall'interno qualcuno la toccava spaventandola. Il momento horror ha avuto fine quando una bambina con i capelli bianchi è emersa dalla culla urlando. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.